Ci hai mai fatto caso? Viviamo oggettivamente in una delle epoche migliori della storia. Eppure, tra le decine di alternative che abbiamo a disposizione per ogni decisione, poche persone sanno che cosa sia giusto per loro, quale sia la propria bussola interiore. E questo perché si è portati nelle proprie decisioni a guardare più nel breve periodo che nel medio-lungo termine. Se parliamo poi del mercato della mediazione creditizia, dove le norme e i servizi comuni rischiano di far diventare tutte le offerte simili, diventa davvero difficile fare la scelta giusta. Sono tante le promesse e i buoni propositi, ma non è tanto importante ciò che si dice, ma cosa si fa nel concreto. I fatti prima delle parole. E questo la Prestitosi Finance lo sa davvero molto bene, perché negli ultimi 10 anni ha dimostrato con i fatti quelli che potevano essere solo buoni propositi. Ed ecco allora che oggi la Prestitosi Finance apre le sue porte a tutti voi consulenti del credito. Vi porterà alla scoperta di questo meraviglioso viaggio per capire davvero che cosa significa mettere al centro le persone. Vi ospiterà all'interno del suo headquarter, perché dietro ogni brand c'è una casa, ma soprattutto delle persone. Non perdiamo altro tempo e iniziamo questo meraviglioso viaggio. Welcome in Prestitosi! Ed eccoci qui in compagnia di Vincenzo Barba, presidente della holding H2B, nonché fondatore del brand Prestitosi. Oggi siamo all'interno del meraviglioso headquarter di Solofra, una struttura davvero meravigliosa, pensata apposta per accogliere dipendenti e collaboratori in un ambiente davvero positivo. E allora Vincenzo, com'è che nasce questa struttura, direi quasi unica nel settore della mediazione creditizia in Italia? Ciao Francesca, innanzitutto benvenuta tra di noi. Devi sapere che sin dagli inizi del nostro percorso ci siamo chiesti in che modo avremmo potuto dare valore al mercato ed offrire un servizio migliore. Abbiamo messo i consulenti del credito al centro di tutto. I loro bisogni, le loro individualità, il loro futuro. Questo è il fil rouge che guida da sempre il nostro gruppo, da sempre focalizzati innanzitutto sulle persone. E partiamo proprio da qui, dal nostro quartier generale, che non è semplicemente un investimento economico fatto dalla nostra società Barba Real Estate, ma per noi ha significato interrogarci sul nostro presente, su chi siamo, ma ancora di più sul nostro futuro, capire quali standard di qualità vogliamo offrire ai nostri consulenti e soprattutto quale rapporto vogliamo con la nostra comunità allargata, che poi è alla base della nostra organizzazione. Mettere al centro le persone per molti può sembrare uno slogan, ma per noi fa parte dei nostri valori più importanti, quello che ci guida da sempre in ogni strategia e in ogni obiettivo che vogliamo raggiungere. E oggi siamo felici di poter accogliere tutti i consulenti che vorranno seguirci in questo viaggio, perché vogliamo trasmettere chi siamo e quali sono i nostri valori. Vogliamo aprire le porte di casa come fa una famiglia e far vedere a tutti i consulenti chi siamo davvero e in che modo siamo accanto a tutti quanti. Vincenzo, io ho già avuto modo di vedere la struttura e tutte le sue aree interne e oserei dire che è davvero unica nel suo genere, unica un po' come voi. Beh Francesca, unici è difficile esserlo, chi può dirlo sarebbe presunzione, però si può essere diversi e fare la differenza. E per noi la differenza
la fa la soluzione ai problemi, l'umanità e il contesto. Chi entra in prestito sì, non entra solo all'interno di un'azienda, ma in una vera e propria comunità, dove può trovare la sua realizzazione sia professionale che personale. La coesione sociale è molto di più di un valore e la prestito sì l'ha saputo esprimere negli anni, rafforzando anno dopo anno il suo sistema di creare valore per le persone. Il nostro obiettivo è far sentire i nostri credit advisor parte di una comunità solida, di un'azienda che in modo più concreto possibile possa tutelare interessi, passioni, sogni e bisogni. E dunque, che sia uno specialista della divisione quinto, o nei prestiti personali, o nei mutui, o nei finanziamenti all'impresa, in prestito si può trovare la sua dimensione professionale e, lasciami dire, personale. E allora, Francesca, io direi, senza rubare altro tempo, iniziamo questo splendido viaggio insieme a te. Grazie mille, Presidente.